Industria, sport, spettacolo, itinerari, poi turismo e questa Odolo, ridente cittadina della Valle Sabbia. Inizia il 2017 e il gruppo sportivo odolese è qui ancora con entusiasmo a parlare delle iniziative che toccano la città sportiva di Odolo, fra tutte la Conca d'Oro. E siamo con Andrea Leali, che con un gruppo di amici ha inventato questa manifestazione. Poi tantissime altre organizzazioni, ma questo è il fiore all'occhiello. Con la Conca d'Oro, 20 anni più o meno, 19 edizioni, quindi quasi 20 anni, siamo riusciti a portare qui in Valle Sabbia una stima a qualcosa come 15-20 mila presenze di ciclisti amanti della mountain bike. Noi che siamo appassionati di mountain bike, ma soprattutto teniamo moltissimo a incentivare il territorio, quindi creare quelle occasioni di spunto, di indotto, credo ci siamo riusciti, e a coronamento di ciò abbiamo creato qualcosa di più. Abbiamo creato il percorso della Conca d'Oro interamente mappato, costantemente mappato, tabellato. Ci sono 8 bacheche esplicative. Da quest'anno addirittura, oltre ad essere costantemente mappato, anche una cartina, che è quella che io ho in mano, che abbiamo creato proprio per far sì che il percorso possa diventare per tutti possibile. L'abbiamo diviso in 3 tappe di 15 km, sono fattibili a piedi, sono fattibili anche col cavallo per possibilità, per chi vuole seguire questo sport, ovviamente in mountain bike. E abbiamo creato la possibilità di vedere qualcosa che rappresenta un po' la nostra memoria storica, l'arte, la cultura di questa Conca d'Oro. Naturalmente è un inizio, vorremmo che questo diventasse un po' il motivo dominante di tutta la Valle Sabbia. Noi ce la mettiamo, vediamo. Chi apre il network controlla subito la situazione e vede che si sono abbinati tanti itinerari, punti di riferimento per famiglie, non solo per la giornata dove arrivano coloro che si scatenano con la mountain bike appunto per cercare la vittoria nella Conca d'Oro, ma anche agriturismi, ristoranti buoni, ma poi ancora questi scorci che si trovano strada facendo, che le famiglie possono tranquillamente transitare su queste strade. Questo che hai detto tu, diciamo, è il futuro, cioè quello che noi abbiamo iniziato diventerà tale proprio con la possibilità di integrare tutte queste opportunità. Noi lo faremo sempre di più anche attraverso qualcosa di specifico e di moderno. Un'applicazione, cioè qui è colui che l'ha sviluppata, dirà due parole appunto su questa nuova importante iniziativa che sta proprio per nascere insieme alla promozione del percorso della Conca d'Oro. Iniziativa nuova che speriamo che gli amministratori sappiano raccogliere, ovviamente oltre ai nostri sponsor. Ma Odolo non si ferma, non si addormenta, anzi si sveglia sempre più, perché ci sarà il Giro dei Tre Laghi Trofeo Piton, che è partito in varie zone della nostra provincia e partirà invece quest'anno, il 2017, da Odolo e arriverà a Odolo. Questa l'avete fatta diventare voi ancora più grande. Abbiamo cercato di portare a Odolo il ciclismo sia su strada, a questo punto oltre alla mountain bike che già avevamo come nostro cavallo di battaglia, e noi speriamo di fare quello spettacolo in più che serve appunto a dare alla Val Sabbia una misura in più della possibilità di fare sport proprio in un territorio nuovo, un territorio che si sposa benissimo e che si confronta soprattutto per la Conca d'Oro con realtà in circuito incredibili, non so, la Gran Fondo dell'Etna, la Gran Fondo dell'Isola d'Elba, la Dolomite Superbike. Ho detto qualcosa che per chi conosce la mountain bike sa cosa vuol dire. Odolo è insieme a questa manifestazione quest'anno in un circuito che è il circuito Prestigio, per cui già il nome dice qual è l'importanza di questo circuito. Andrea, le date di queste manifestazioni? Le date sono qua dietro di noi, 7 maggio per la Conca d'Oro, la mitica Conca d'Oro, che quest'anno sarà campionato regionale marathon assoluto, quindi FC. E la Tre Laghi, 23 aprile 2017, con partenza arrivo a Odolo. Luca Gasparini è l'ideatore e il fondatore dell'applicazione social network. Chi clicca su questa applicazione cosa trova? Trova innanzitutto un social network, a me piace definirlo il primo social network dedicato a noi ciclisti. Offre essenzialmente 3 servizi. Il primo è quello di conoscere nuove persone con cui condividere la passione del ciclismo attraverso
si possono scambiare informazioni tecniche riguardo ad esperienze piuttosto che informazioni riguardo a biciclette, eccetera. Il secondo servizio è quello di poter mettere in vendita la propria bici e quindi fare in modo che qualcun altro l'acquisti. E il terzo punto fondamentale, quello su cui puntiamo di più, è quello di poter creare o partecipare ad escursioni create da altri utenti. Quindi faccio un esempio concreto: un utente decide di domenica di provare il nuovo percorso della Conca d'Oro, arriverà la notifica a tutti i suoi seguaci, a tutti i suoi follower, in cui si dice che questo utente organizzerà un'escursione domenica sul percorso della Conca d'Oro e poi si potrà decidere se partecipare o meno. Una volta deciso, avrà a disposizione anche una chat dove richiedere ulteriori informazioni che magari non trova all'interno dell'applicazione. Tutto questo si potrà fare scaricando l'applicazione completamente gratuita, che sarà disponibile tra poco su tutti gli store. Al momento abbiamo solo una versione test, quindi se qualcuno volesse farci da tester, basta che vada sul nostro sito www.vivi.by, compilare il modulo nella sezione tester e arriveranno tutte le istruzioni per diventare un vero e proprio tester, quindi aiutarci nello sviluppo di questa applicazione, correggere varie anomalie che si possono riscontrare o quant'altro. Ci darebbe una grossa mano per fare delle migliorie e fare la versione poi che uscirà sugli store. Il signor Dino Capitanio rappresenta la sua azienda, l'AIC, ma rappresenta anche tutti gli sponsor vicini a queste manifestazioni del gruppo sportivo Odolese. La vostra è un'azienda vicina da molti anni e c'è sempre grande entusiasmo. Dall'inizio praticamente, noi siamo a Odolo dal 75 e dai tempi delle ali, quando è stato fondato praticamente il Conca d'Oro, AIC è sempre stato sponsor. Sì, sì. È sempre stata sponsor. E non siamo... AIC non è sponsor solo chiaramente del ciclismo, ma vuol dire tanto. Tutto ciò che è sport, tutto ciò che è giovani. Ha dato la possibilità comunque di crescere e di poter gareggiare a questi ragazzi appassionati e ragazze che hanno voluto inforcare la bicicletta, perché quando è nata la Conca d'Oro erano i primi anni della mountain bike e qui subito si è visto l'entusiasmo e di chi organizzava, più che altro delle aziende come le vostre. Sicuramente ringraziare, cioè trovare una parola per dire grazie a chi ha creato questa opportunità per chi ha questa passione delle due ruote, della mountain bike in modo particolare, credo che un aggettivo non ci sia, perché un grazie grande e basta. Dopo è chiaro che chi può, è giusto stare vicino. Lei è un appassionato di ciclismo? È andato ancora in bicicletta praticamente? Sì, qualche gita. Io sono un ex calciatore, vicepresidente della Feralpi Salò come calcio, sponsor dell'Odolo Calcio, sponsor delle biciclette, sponsor. Cioè, dove ci sono giovani, dove c'è lo sport, ahi ci c'è. Questo è bellissimo, è una cosa molto bella che dà futuro anche a quello che è la prosperità di questi ragazzi. Sì, se no si aiutano le società sportive, in modo particolare gente come Andrea Carli, Giorgio Leali, tutto il gruppo della Conca d'Oro Bike, ma non solo Conca d'Oro, perché a Odolo di manifestazioni sono state fatte. Cioè, l'importante è star vicino appunto a queste persone che dedicano tanto tempo, e chi può, è giusto che dia un po' di sostegno a queste persone. La D'Annunzio Bike, che si correrà l'8 ottobre 2017, avvicino il gruppo sportivo Odolese MTB Conca d'Oro. E siamo con Claudio Tiziano, due degli organizzatori di questa manifestazione, che tutti gli anni è veramente uno scenario incredibile. Sì, ecco, una manifestazione ormai giunta all'ottava edizione, siamo veramente felici di questa collaborazione continuativa con GS Odolese.
adesso ci sarà Gardone in Bike che collaborerà direttamente con Gesso Dolese appunto per portare avanti questa manifestazione molto sentita nel nord Italia, e abbiamo avuto un gran bel riscontro di atleti su un percorso veramente affascinante e bellissimo. Dicevamo appunto noi, oltre che tantissimi atleti e atlete, anche questo scenario di Gardone Riviera che a dir poco è un specchio. Uno specchio, sì, infatti, è una manifestazione che si svolge su un terreno praticamente splendido, perché il posto è vittoriale, il lago sempre brillante, bellissimo, infatti poi siamo sempre stati fortunati col tempo, perciò sì, non ci ha mai tolto niente, e da quest'anno vogliamo provare noi a portare avanti questa gara con l'aiuto del Dolese, e vediamo di fare almeno quello che hanno fatto prima i nostri amici. E la Valle Sabbia sicuramente è zona di storia, di cultura, e a parlare con noi di storia e cultura il signor Alfredo Bonomi, che rappresenta appunto con i suoi libri, si è letto tantissima storia, tantissima cultura, ci vuole accennare a qualche aneddoto? Sì, non è facile sintetizzare in poche parole la storia della valle, ma possiamo dire che la Conca d'Oro è un po' il cuore della valle, sia per la storia sia per il suo paesaggio, che comunque è significativo. Qui ci sono state grandi lavorazioni del ferro, ci sono state lavorazioni della lana, qui batte il cuore un po' della valle, da qui si può andare in alta valle, in bassa valle, a vedere chiese significative, nuclei storici di pregio, tradizioni antiche, coniugare storia, paesaggio, arte e cultura, che poi si sposano benissimo con manifestazioni sportive perché fanno il diletto della vita. Gruppo sportivo Dolese MTB Conca d'Oro. Giorgio Leali, presidente. Gruppo sportivo Dolese nasce da lontano, da molto molto lontano, ancora forse nel 1973, con l'allaccio della MTB che Conca d'Oro si è coalizzato al punto di poter fare delle cose straordinarie, campionati italiani, campionati provinciali, e oggi siamo qui a organizzare un evento forse straordinario, un evento straordinario anche perché abbiamo due corse in una corsa, e quella è l'importanza. Sicuramente so che l'impegno dei nostri collaboratori, anche gente che è venuta nel nostro sodalizio, che si dà da fare straordinariamente, è quella l'importanza di tenere in piedi questo nostro gruppo sportivo Dolese, che è grande.